Grande Fratello, una notizia shock ha spiazzato il pubblico. Durante un confronto tra un concorrente e il suo partner è saltata fuori una straziante verità. Questa edizione del Grande Fratello è al centro delle polemiche a causa dell'atteggiamento del tutto fuori luogo di alcuni concorrenti. L'ingresso dell'esuberante Aida Nizar ha scatenato una serie di discussioni, alcune delle quali hanno oltrepassato il limite. Il senegalese Baye Dame, per esempio, ha compiuto degli atti di bullismo contro la donna e per questo motivo è stato squalificato. Nella diretta di lunedì scorso è rientrato nella casa per riabbracciare i suoi compagni d'avventura, ma ha ignorato Aida. Barbara D'Urso ha detto di essere stata profondamente delusa dal suo comportamento, dato che ha dimostrato di non aver capito la gravità delle sue azioni. Anche Luigi Favoloso non è stato carino nei suoi confronti, ma non è stato eliminato, in quanto la produzione ha deciso di mandarlo direttamente in nomination. Al suo posto è uscita Aida e ciò ha fatto mettere in dubbio la veridicità del GF. Durante la settimana ha chiesto di poter avere un confronto con Nina Moric che ha deciso di lasciarlo per il suo atteggiamento da bullo e per il suo feeling con Patrizia Bonetti. Come se non bastasse, si vocifera che abbia avuto un approccio fisico nel cuore della notte con due donne della casa. Nina aveva promesso che non sarebbe mai entrata nella casa per parlargli, ma poi ha cambiato idea. Durante il confronto Nina si è lamentata del fatto che Luigi abbia reso pubblica la loro relazione. La cosa che mi ha ferito è sentir dire che non ti ho dato attenzioni. Ma ricordi quello che è successo? Dopo che è arrivata quella telefonata ingiusta ho perso due figli. Io sono una donna, ma soprattutto una madre. Una confessione che ha fatto calare il silenzio in studio. In poche parole Nina aveva in grembo il figlio di Luigi. Dopo aver ricevuto la chiamata dell'assistenza sociale che le ha tolto l'affido di Carlos, è svenuta e ciò ha causato l'interruzione della gravidanza. Sui social molti hanno sottolineato la magrezza di Nina, chiaro segno che non sta passando un bel periodo e Luigi non ha fatto altro che darle un ulteriore dispiacere. La squalifica di Luigi. Luigi ha espresso il desiderio di uscire con Nina dalla casa, ma Barbara gli ha detto di raggiungere gli altri nel salone. Una volta riunito il gruppo, viene annunciata la squalifica dell'imprenditore napoletano a causa di una frase sessista che ha scritto su una maglia alle 4 di notte, ovvero quando le telecamere erano spente. Quando è uscito dalla casa, c'era Nina ad attenderlo. Torneranno insieme o sarà definitiva la loro rottura? Per scoprirlo non ci resta che attendere.